Agostino Iacobelli questa sera decisamente più sorridente rispetto ad una settimana fa. Sono passati infatti 7 giorni da Terranuova, tutt'altra squadra, tutt'altro spirito. La strada è quella giusta, dai mister. Ma io, Massi, ti avevo detto che anche i primi 25 minuti di Terranuova non mi erano dispiaciuti, solo che la cosa che mi ha fatto rabbia, mi ripeterò, che come abbiamo preso gol, ci siamo un po' sfaldati. Invece anche stasera siamo andati sotto, siamo stati più bravi, abbiamo avuto pazienza, abbiamo fatto girare bene la palla e noi abbiamo vinto meritatamente. Senti, note positive, diciamo soprattutto dal centrocampo in su, a mio modo di vedere. Romano si è confermato un elemento importante, però insomma Papi, che è un giocatore che a me personalmente piace tantissimo, gioca la palla di prima, smista praticamente a memoria per i compagni, ma soprattutto Nicolò Michi, diciamo, ha messo a tacere un po' tutti con questa bella doppietta, e per un attaccante sappiamo essere il pane, anche per la testa, dai, soprattutto. No, ma per me non è, io l'avevo visto anche in allenamento, non è mai stato un problema. Sai che l'attaccante quando non trova il gol si deprime, ma secondo me c'ha delle qualità buone, io non mi ero mai, non è stato mai un problema per me Michi. Però anche se mi ha fatto arrabbiare più stasera che gli altri giorni. Ecco, appunto. Torricelli è ritornato in campo dopo una vita, buone indicazioni. Sì, anche Gerardini sta bene. Vabbè, Gerardini non lo cito perché ormai insomma è. No, è davanti abbiamo avuto delle ottime informazioni da questa partita. Ha fatto benissimo anche Baldesi. Sono contento, dai, sono contento anche perché la squadra comincia a pigliare fiducia, gioca più o meno come piace che giochi, come gioca la mia squadra, e sono contento. Senti, ti arriverà quasi sicuramente un under dalla Sampdoria, il mercato non dovrebbe essere chiuso perché sta cercando un'altra quota, però ecco mister, insomma, pian pianino va plasmandosi questa tua squadra. Sì, io dico solo una cosa, Massimo lo sa, io mi ripeterò, sarò anche pesante, ma noi salvarsi quest'anno sarebbe veramente una cosa importantissima per la società, per i giocatori e per la città, quindi bisogna avere tanta pazienza, la squadra è abbastanza giovane, e se verrà qualcun altro lo accetteremo volentieri, però se non dovesse venire l'importante è salvarsi. Falomi sta allenandosi, ha chiesto di allenarsi. Sì, Nicola lo conosco da tanti anni, ci ha chiesto di allenarsi con noi, è un ragazzo che si allena bene, tra parentesi, perché ha voglia, ora vediamo un po'. Ma ecco, potrebbe poi trasformarsi in un ingaggio suoi giorni di allenamento? Questo non sta a me, bisogna parlare con la società. Certamente anche il fatto che Romano sta esplodendo, Michi oggi ha fatto benissimo, cioè abbiamo Polo che deve recuperare ancora Polo, quindi aspettiamo un attimo. Senti, dedichiamo la vittoria al nostro presidente, vero? Mi dispiace, a Giovanni Serafini. Io spero di dedicargli qualche vittoria più importante. Infatti, ora stasera la mettiamo, diciamo così. Purtroppo ha avuto la rottura della spalla per una caduta, insomma. Presidente, mi raccomando, aspettiamo al campo. Ecco, appunto. Va bene? Grazie, ciao, mister. Ciao.